Diamo benvenuto a Paolo Sarno, Head of Wholesale Southern Europe di Aviva Investors, al quale vogliamo chiedere, in relazione a quello che è l'attuale contesto di mercato, agli spunti che offre, come si colloca la vostra proposta commerciale. Partirei con un piccolo passo indietro sul 2018. Il 2018 è stato molto contrastato, da una parte perché ci sono state comunque molte tensioni sulla parte geopolitica, dall'altra comunque con dei fondamentali abbastanza stabili, abbastanza forti. Dunque è stato comunque un anno in cui c'è stata molta avversione al rischio, soprattutto alla fine dell'anno. Quest'anno, come abbiamo ben visto, è partito molto meglio, sicuramente anche perché sono state riviste le prospettive di crescita, di rialzo di tasse sulla Fed, e però comunque questo background di tensioni geopolitiche rimane. Come noi consigliamo di cavalcare quest'anno 2019? Con due proposte. La prima sono dei fondi multi-strategy, dunque fondi molto unconstrained su tutte le asset class in derivati, ma anche in titoli non derivati. E la seconda, che è un po' la novità per questo mercato italiano, soprattutto sulla parte del retail, sono i fondi di real asset. Dunque stiamo parlando di infrastrutture, di private debt e anche di real estate.